Ciao Alessà, allora ieri sono andato a fare una bella pescata a fide, l'ho saputo. Sì, Aste, ieri dopo tanto sono riuscito a ritagliarmi 2 ore, ho chiamato Valentino e ci siamo visti al lago. Dopo qualche mese che vedevo video su internet, sul feeder, ho deciso di chiamarvi, di chiedere informazioni anche per capire meglio come affrontare la pescata. E devo dire che poi dopo ieri è stata un fantastico pomeriggio. Quindi, come mi hai detto, sei venuto a conoscenza di questa tecnica tramite internet. Sì, Dopodiché, dopodiché come ti sei evoluto, ecco? ho preso, nel senso, ho preso confidenza vedendo su internet e poi soprattutto la cosa che mi ha incuriosito parecchio è che con 3-4 ore di pesca comunque riuscivo a portare a casa dei risultati. Poi entrando, parlando pure con Valentino e con te, ho visto che il mondo del feeder è una cosa. Quindi diciamo che la cosa che ti ha, diciamo, spronato, che ti ha fatto scattare la molla, è stata la praticità. L'hai trovato difficile come tecnica? Allora, all'inizio ho avuto delle difficoltà, nel senso che come tutte le tecniche hanno delle peculiarità specifiche, tipo il lancio, che chiaramente tu mi insegni, deve essere effettuato in un certo modo, Come oppure, fermi, l'appoggi, la grip. esatto, perché comunque come cade poi dopo il feeder Che sull'acqua. comunque non è semplice abituarsi a pescare con la clip per chi non l'ha mai No, fatto. assolutamente, ma poi come tutte le tecniche, ogni tecnica ha le sue particolarità, credo. E quindi all'inizio ho trovato delle difficoltà, però la cosa che poi mi ha entusiasmato e ti fa proprio amare il feeder è quella che tu vedi il risultato, che comunque io da prima giornata di pesca al feeder, nel mio piccolo sono riuscito a portare a casa un risultato. Quindi comunque tu alla tua prima uscita sei riuscito, diciamo, a entrare in pesca abbastanza velocemente, quindi le difficoltà, ok, magari legate alle difficoltà che possono avere quasi tutte le tecniche. Certo. Tu mi dicevi prima parlando che comunque hai fatto e fai anche altre tecniche. Ecco, Certo. magari rispetto a queste, superare le difficoltà iniziali, come ti è sembrato? Più o Allora, meno complicato? no, devo dire che è stato più, diciamo, meno complicato approcciarmi al feeder rispetto ad altre tecniche. Chiaramente l'ausilio vostro, tu e di Valentino, è oro, è tesoro, cioè uno deve fare tesoro perché comunque riuscite a spiegare con semplicità quelle che poi sono quelle finezze che ti permettono poi di migliorare nel tempo. Rispetto ad altre tecniche ti dico no, sinceramente è una tecnica che credo sia fruibile e fattibile per tutti. Quindi hai intenzione anche di investirci qualcosina, di iniziare Beh a praticarlo nel vero sì, senso della parola? ti dico che sto vedendo qualche paniere, però per il momento, come tu sai, sto cercando di riadattare qualcosa per, diciamo, per Quindi fermare la con una canna. canna e un mulinello? Sì. E poi vabbè, grazie a voi, perché alla fine, nel senso, se non ci Va siete bene. voi, come possiamo imparare? Senza, Quello. vabbè, impara pescando. Allora alla Sicuramente. prossima andiamo insieme. Va bene, aspetta.